prodotto pure, insomma, documentazione, abbiamo pure chiesto, tipo hanno portato una vera e propria Come istanza si di chiama, perdono? autonomia meridionale, Giovanni Dall'Auce. Giovanni Dall'Auce, esattamente. E sono stati pure a mangiare con noi a Melfi, abbiamo avuto poi diversi rapporti nel frattempo e insomma ho visto che sono ben organizzati, nel senso che hanno addirittura uno statuto votato, delle delibere e ci hanno portato Sono una, gente molto seria. una richiesta formale. Io per loro personalmente direi che se riusciamo a imbarcarli anche subito può essere solamente un bene, insomma, perché sono persone che sono molto tranquille di animo e portano, diciamo È così, gente presenza produttiva. e producono, insomma, fanno Dove senza stanno come zona? culla, culla. Quindi andremo pure in buona sostanza a coprire un'area geografica molto Quello ci interessante, serve, quella coprire di quasi Sala tutto. Consiliana, esatto. Però vedete, di base ci sta che Sergio li conosce molto bene, No, io io ho sono avuto modo parte di di Federazione delle Ho avuto modo di Federazioni. averci a Sono che una delle fare, nostre componenti, francamente, praticamente. parlando, insomma, mi sento di poter spendere tranquillamente, ma però come da questa guerra, già 500 Infatti euro. io gli altri di momento delle partite IVA io non li ho portati ancora perché anche se Francesco Casciani è un geometra, una persona molto per bene, però voglio prima identificarli bene. Con Giovanni Dell'Auce mi sono speso, che Giovanni da 10 anni è in federazione con il suo movimento comunque, e si è sempre comportato con correttezza, una persona molto per bene. Per me sono benvenuti, eh? Per me sono Ok, benvenuti. voi che ne pensiamo di questa cosa? Io penso che sia stata proposta, voi avete gli elementi per averla verificata e qui da parte del problema. Sarebbero persone senza nessun tipo di sorpresa e probabilmente con un valore aggiunto materiale per fare le cose. E coprire anche un'area È un'area molto importante. importante perché Lo di vuole seguito non è. Pettina proprio loro. Quindi insomma Molto, aree proprio di già rispetto a Salerno sono molto distanti e stanno proprio più o meno a metà tra Calabria, Sì. dall'altra Calabria e Basilicata Salerno, pure. in Basilicata. Confina con Ampolla, confina Un proprio. trampolino di lancio. Pochi chilometri da Pienza. La mia domanda è Sì. questa. Rispetto al nostro patto di confederazione, come si pongono? Nel senso che cosa pensate di fare? La richiesta è quella dell'ingresso già all'interno di questo contesto, di questo consiglio, o una semplice ammissione? Questa è la domanda. E questa è una bella domanda. Intanto, Ci vuole una bella risposta. una bella risposta. Diciamo che per quello che ho potuto appurare, insomma, poi chiaramente uno si può sempre sbagliare. Penso che in questo caso specifico siano persone che fanno le cose con il dovuto anche rispetto per gli altri. Con me si potrebbero addirittura mettere già da subito in questo caso particolare. Sergio, ovviamente lo stesso parere. Non lo so, No, io chiaramente ti non dico la verità abbiamo proprio. Come devi Io dirlo? Lui è sì, contro l'opera, la tua vita. sono contrario per una ragione semplice, perché so per certo che sono persone per benissimo e capiranno che devono fare come tutti quanti gli altri un periodo di purgatorio, diciamo. Fila, ma E io non. sono convinto, io apprezzo molto questo, però io non ho sostenuto questa entrata, l'ho proposta perché, anzi, correttamente ho detto non parlare con me, parla direttamente potevo chiamare io Alessandro e dire guarda, stanno questo. Invece ho preferito evitare tutte le scorciatoie. Per me devono fare i 6 mesi, non ricordo quanti erano, Massimo, quindi sì, il massimo 6 mesi. Esatto. purgatorio, però producendo, perché se stanno iscritti e sono fermi non ha senso. Questa è la mia posizione. Ma c'è qualcuno che Quindi ammessi senza ti diploma riporta è poco. responsabile loro. Sì, Ah. esatto. Diciamo fino a un periodo che stabiliremo Se non a sbaglio, dicembre, massimo 6 mesi. Vabbè, però Fino siamo a a massimo. Cioè, se danno attivismo subito dal primo momento, vabbè, si entrano e possono si danno da fare, giusto? Non è che non sai non che è non sta guardando, che non sta subito, guardando, non c'è sono le voci niente, nostre, ma le vite non no, sono, no, 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 ce le consideriamo già dei costi. Tenete presente che Giovanni Dell'Auce, per farvi capire il soggetto, è partito da Pulla, che voi sapete dove sta, ed è venuto a firmare al banchetto di Casalnuovo perché la sua compagna stava a Casalnuovo.
cioè voglio dire, se fatti 200 km avanti puoi mettere una firma. Quindi da qui capire il buon senso e la voglia di lavorare. Lui si era anche un po' sopito perché era schifato da tutto. E io ho sempre detto, già verrà prima o poi il momento che tireremo la testa fuori dal sacco. Oggi lui mi ringrazia, mi sta dando ragione, perché CMI secondo me è uno strumento straordinario che non dobbiamo sciupare, anzi dobbiamo cogliere tutti quanti questa opportunità che ci stiamo dando. Quindi se qualche volta vado fuori di testa, perdonatemi. No, quello lo sono molti che mazzato. Non sono da solo che dalla vita mi conosco. No, da te mi faccio fare tutto. Ma perché metti sempre a me peso? Allora, se il mio bodyguard. Tu sei l'energumero del gruppo. Sei il mio bodyguard. Allora, la mia posizione è questa. Io conosco, anch'io conosco l'autonomia meridionale da molti anni, sicuramente prima di voi. Autonomia meridionale fece un percorso comunque, perché si lanciò in questa cosa, poi fece il suo percorso politico, ovviamente, nell'ambito della partitocrazia. Sì. Detto questo, mi ha fatto piacere sapere che comunque rientra nell'ambito invece della federazione di Sergio, però se Sergio avesse detto, dichiarato, mi assumo io questa responsabilità, io avrei alzato la mano di sicuro a favore. La posizione di Sergio è ampiamente condivisibile, a me sarebbe sufficiente che facesse una sola manifestazione a Polla, dove noi andiamo, li sentiamo, vediamo quale seguito hanno, e dopodiché per me non ci saranno più riserve. Sì, il seguito è piccolo, perché riserva. Il paese lo sono 1500 anni. Lo so, voglio sentire i loro discorsi, sono cambiati rispetto a quelli che conoscevi 15 anni fa. Sì, molto. Che ne pensate? Voi, va bene quella proposta di Lendino? Sì, va bene, in effetti è questo che abbiamo deciso nel patto confederativo. Allora, ma no, se fa la manifestazione è confidenziale, cioè una cosa onesta, è una situazione, non è che possiamo conseguenziale. Magari di qua a poco c'è un altro patto, lui diceva tutto le condizioni per avviarlo, ma così di punto in bianco, senza un motivo, fare una manifestazione mi sembra che no, lui è. Io penso che sei mesi lavora all'interno dell'università di Fisciane, una persona molto garbata, molto per bene. Lo stesso per la manifestazione non è facile. No, ma io sono d'accordo, però la manifestazione è fine a se stessa. Magari 10 persone faranno giovani. Potremmo approvare la missione semplice, diciamo. Fuori discussione. Una verifica a un tempo che stabiliremo per la partecipazione al pubblico. No, ma noi diciamo la verità, noi come per tutti. Se è stato accettato, come tutti, farai 6 mesi di conoscenza, no, di prova della nostra offensiva. Non c'è, diciamo, con